A maggio abbiamo pensato questa cosa, quindi stiamo... Allora, la volta scorsa, come raccontavo a Giancarlo De Cataldo pochi minuti fa, abbiamo parlato tanto di P2 con Benedetta Tobagi, sempre con l'idea degli universi criminali come insiemi, no? Come galassie che hanno una loro economia, diciamo, astrale, che si muovono contemporaneamente a altri universi dentro i quali siamo ugualmente immersi o dai quali siamo sfiorati o dei quali semplicemente siamo contemporanei. Quello culturale, quello politico, quello economico, quello finanziario, quello internazionale addirittura che a volte, come dire, diventa lampeggiante come in questi momenti o a volte... È più sopito. Quando abbiamo cominciato un po' a parlarne con Giancarlo di questo incontro, è venuto fuori per ovvi motivi, perché Romanzo Criminale, perché Giancarlo De Cataldo è Giancarlo De Cataldo, perché Suburra, perché tanti libri di grandissimo successo. Anche se non era ancora partita la trasmissione, peraltro, di successo di queste settimane. Roma sembrava a me, però mi chiedevo conforto appunto a De Cataldo, un universo un po' suo particolare, che avesse come sempre una forma declinata, originale, diciamo, sia pure fra virgolette. Nelle idee che siamo scambiati io ho imparato che all'inizio dell'Ottocento Roma è una specie di laboratorio addirittura anche per quanto riguarda la modernità del crimine, che si mischia con quello feroce, rabbioso, animale, diciamo, di sempre. Questo mi raccontava Giancarlo e direi che da qui forse possiamo un po' partire per poi vedere, per arrivare a vedere un po' a che punto siamo anche ora, in questo momento in cui parliamo. Ecco. Buonasera, buonasera a tutti. Il mio maestro Camilleri mi ha insegnato che la prima risposta si fa in piedi, okay, per rispetto delle persone che vengono a sentire. Poi se vi avvicinate stiamo anche più compatti, perché sono tutti... Ma comunque state dove vi pare. Sì, allora io ho scritto più volte, mi sono interrogato spesso sulla criminalità a Roma, le origini, il senso di questa... città molto particolare che poi, insomma, essendo stata capitale del mondo, Roma ha una tradizione del rapporto tra il crimine di strada e il potere che risale addirittura all'impero romano, se non proprio alla Repubblica Romana. Allora, come dire, la guerra tra Mario e Silla, l'8 volte console, il 7 volte console, l'esponente delle famiglie patrizie e l'uomo del popolo, si combatteva con le bande armate che gli uni e gli altri governavano dentro e fuori la città. E la politica, l'alta politica, perché in quel momento controllare Roma significava controllare un pezzo molto importante del potere occidentale, dell'allora conosciuto mondo occidentale, passava attraverso delle evidenti, un vero e proprio fattore criminale. Questa è un'eredità che Roma si è portata appresso nel corso dei secoli, potremmo dire nei millenni. L'espressione suburra è un'espressione tipicamente romana. Suburra è suburbe, cioè sotto la città, nel senso di città sotterranea, ma anche proprio nel senso di quartiere alle pendici dei colli, dove si mescolavano il patrizio, il plebeo, il vizioso, l'oste, il gaudente, e dove i nobili andavano a reclutare i sicari. La parola sicario, che noi oggi traduciamo con, killer a pagamento, il sicario viene da sica, cioè il corto pugnale che veniva utilizzato per gli omicidi su commissione, spesso commissionati da famiglie rivali nei confronti di esponenti di altre famiglie, le gentes romane. Quindi a Roma, come aveva riconosciuto già Tacito nel primo secolo d.C., si converge da ogni parte del mondo e tutti danno il peggio di sé. Adesso non è che sia esattamente proprio così, ma insomma, andando avanti, arrivando poi al discorso che facevamo con Ernesto nel nostro scambio di mail, c'è un delitto che mi ha colpito sempre, che mi è sembrato profondamente emblematico della realtà romana di oggi, ma anche di questa continuità nel rapporto tra Roma, città di potere e dei poteri, e quindi dei potenti, e Roma, città criminale, che è l'affare Sonzogno. E voi sapete che l'Unità d'Italia si fa nel 1861, non si fa propriamente come avrebbe voluto il vostro illustre concittadino Mazzini, cioè per un'Italia democratica, repubblicana, eccetera, si fa per un'Italia monarchica e piemontese. C'è una fase di passaggio tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 che culmina con la presa di Roma capitale, 1870, la capitale viene spostata a Roma, 1871, il Papa si è arroccato nel Vaticano e parte la più grande speculazione edilizia del tempo. Che parte questa speculazione edilizia? Perché i terreni del Vaticano vengono espropriati, essendo, come dire, non esistendo un concordato, non essendoci rapporti tra l'Italia e il Vaticano, ed essendo la prima parte del post-risorgimento composta da una classe, alimentata da una classe dirigente massonica e laicista, cioè quindi nemica del Vaticano e della Chiesa sostanzialmente, bisogna mettere le mani su questi terreni. Tra l'altro si sta preparando il passaggio dalla destra storica alla sinistra storica, che non erano destra e sinistra perché uno era più democratico dell'altro, ma semplicemente perché sedevano su banchi opposti negli scrani del Parlamento, dell'allora Parlamento sabaudo. Ebbene, partono delle cordate di affaristi. L'obiettivo di queste cordate di affaristi, inquinate da molti elementi vaticani, cioè sostanzialmente i preti e i vescovi entrano in queste cordate di affari non comparendo e si ricomprano i terreni, che nel frattempo ovviamente, diventando terreni edificabili, hanno conosciuto un'impennata del loro valore. E c'è un onesto giornalista che viene da Milano, che si chiama Raffaele Sonzogno, che denuncia una serie di scandali, di trattative, di affari occulti che sovrintendono sostanzialmente questa grande speculazione edilizia. E questo signore viene ammazzato sulla porta del proprio ufficio da un sarto disoccupato trasteverino, il cui soprannome è Spadino. In realtà era Spadino perché era secco secco, non c'entra niente con lo Spadino di Suburra, che io ho chiamato Spadino insieme a Bonini, perché con lo Spadino è bravo ad aprire le macchine e a rubarle. Quindi questo, diciamo, sarto tubercolotico, poverino, viene immediatamente individuato, è un assassino, ma piano piano l'affare si allarga e spunta il nome di un mandante. Questo mandante è un eroe del risorgimento, un deputato della sinistra, un garibaldino, il quale era il nuovo amore della moglie dell'editore Sonzogno, l'editore giornalista Sonzogno assassinato. E quindi si dice, beh, è stata una sorta di divorzio all'italiana anticipato, cioè si sono voluti liberare di quest'uomo. No, no, non è vero, non sono stato io, dice il nostro Luciani, così si chiama, mentre viene processato in corte d'assise. Guardate che dietro c'è una cosa molto più complessa. Questo sicario trasteverino ha frainteso il discorso. Io non ho mai inteso uccidere Sonzogno. Il discorso è che siamo tutti coinvolti in un grande affare immobiliare C'è un prestito all'origine di questo, un prestito quindi con emissione di obbligazioni, nel quale è coinvolto un figlio di Garibaldi, perché Garibaldi aveva un figlio aspirante affarista, e anche Sua Maestà il Re. Mentre il sicario tubercolotico muore e quindi esce di scena, il nostro povero Luciani viene condannato all'ergastolo, viene mandato al bagno penale, dal quale periodicamente continua a tuonare la propria innocenza minacciando la rivelazione di scandali eccetera, e lo fanno morire lì tranquillamente abbandonato. Allora, che cos'ha di fortemente interessante questo delitto che accompagna l'unità d'Italia e la nascita dell'unità, l'affermarsi dell'unità intorno a Roma capitale? Ah, l'utilizzo di una manovalanza di strada per fare il fatto di sangue, cioè il disgraziato, il poveraccio a cui qualcuno arma la mano per il gioco sporco. Un secondo livello che è il livello dei mandanti e un terzo livello che è un livello dello scandalo politico che coinvolge il palazzo per interessi economici che si deve tenere nascosto a tutti i costi. Allora, se voi ci pensate, questi sono elementi che ricorrono costantemente in una certa tipologia di delitti che si commettono all'ombra del cupolone, e poi, se volete, ne parliamo più avanti, ricorrono sotto due aspetti nella storia del Novecento e fino, diciamo, a non soltanto a Roma, ma a Roma in particolare, anche fino ad anni recenti. E quali sono questi due profili particolari? Il copione è sempre analogo, cioè c'è un delitto, un esecutore e un secondo e un terzo livello dietro. Quello che cambia, e che spesso questo cambio fa la differenza, è che mentre nell'affare Sonzogno a 150 anni di distanza noi sappiamo che esistevano realmente un secondo e un terzo livello, sovente nella storia italiana e nella storia dei delitti a Roma a sfondo politico, questo sfondo politico secondo o terzo livello non è detto che esista. Sappiamo che è stato evocato, ma io dovessi dire in tutta onestà, riflettendo su alcuni casi clamorosi della nostra storia, se dovessi dire che veramente si è lavorato per occultare un secondo e un terzo livello, ecco, integrerei l'osservazione dicendo sicuramente a volte in questo paese si è lavorato per occultare un secondo e un terzo livello, ma altre volte si è evocato un secondo e un terzo livello per utilizzarlo come arma di pressione o di ricatto o di consenso nei confronti di qualcun altro, gioco nel quale alcune, diciamo, articolazioni, alcuni gangli dello Stato, specialmente nel corso della Prima Repubblica, erano particolarmente versate. Quindi in sostanza io non potrei giurare che tutte le volte che si parla di un complotto dietro un fatto, questo complotto sia esistito veramente e non sia stato agitato il fantasma del complotto per utilizzarlo contro qualcuno. Senti. E adesso mi siedo perché la prima si fa in piedi, ma poi giustamente ce ne possiamo stare più tranquilli. Senti, c'è dietro questo, diciamo, questo copione, come dicevi, no? di crimine, c'è sempre un altro universo che non si riesce mai a capire quanto sia fantastico, quanto sia una scusa, quello dei famosi servizi, che sappiamo che invece ci sono e che in alcuni casi funzionano anche, cioè probabilmente molto più nei casi che non vengono alla luce che in quelli che vengono alla luce, ecco. Questo coinvolgimento nasce all'epoca, nasce con l'Unità d'Italia, si sviluppa soprattutto, diciamo, dagli anni, anni 70 in avanti, ma quando si parla... No, cos'è, lo so che è una domanda impossibile. No, è una domanda impossibile, ma questo mostro, ecco, come si muove? Ma insomma, è una grande domanda, perché... Allora, una volta io ho parlato con un alto ufficiale che aveva lasciato i servizi di sicurezza militari e mi disse, guardi, noi abbiamo fatto e continuiamo a fare tante operazioni non pubbliche, alcune sono andate in porto e si chiamano storia. Altre non sono andate in porto e le chiamate complotti. Ora, vi lascio l'interpretazione di questa definizione. Noi dobbiamo considerare una cosa. Le prime intercettazioni telefoniche in Italia con la struttura dell'opera vigilanza, repressione, antifascismo, l'OVRA, fascista. Tra l'altro, quando noi diciamo OVRA e la definiamo opera vigilanza, repressione, attribuiamo una definizione che successivamente è stata attribuita all'OVRA, ma che cosa significasse in origine questa sigla OVRA, voluta da Mussolini a metà degli anni '20, nessuno l'ha mai saputo esattamente. Ma insomma, le prime intercettazioni telefoniche partono nel 1926-27, quindi già insomma, da allora, come dire, no, ma non è che sono nate lì, non è che sono nate allora. Il famoso Mazzini, tanto per evocare un nome a noi noto e a me particolarmente caro, disponeva di un'efficientissima rete di informatori, pur essendo un sovversivo ricercato da tutte le polizie del tempo. Quando Papa Pio IX si insedia ed esce per la prima volta a Roma, nella carrozza papale trova un plico. Questo plico contiene una lettera di Mazzini. Ora mi direte, come diavolo ha fatto un uomo che era ricercato e considerato come Osama Bin Laden dalle polizie di tutti gli stati imperiali europei a far arrivare una lettera al Papa? Disponeva di un suo servizio segreto molto efficace, e così disponevano di servizi segreti tutte le potenze e via dicendo. L'attività dei servizi segreti è tipicamente duplice: una raccolta di informazioni per sapere che cosa sta facendo il nemico e da che cosa mi devo difendere, no? È un'attività di disinformazione per recare danno al nemico e nello stesso tempo difendere la mia patria, la mia nazione. Noi italiani abbiamo un curioso rapporto con la storia e le vicende dei nostri servizi. Nella realtà storica non do un giudizio morale, sto dando soltanto un giudizio tecnico-storico, se volete. I servizi italiani hanno funzionato molto bene nella Prima Guerra Mondiale, molto bene durante la dittatura, molto bene durante la guerra, Seconda Guerra Mondiale, discretamente bene durante la Guerra Fredda, e stanno funzionando benissimo adesso che abbiamo problemi, diciamo, di terrorismo medio orientale. Un qualunque altro paese, per esempio in Inghilterra, rivendica la storia dei propri servizi e i rapporti che ogni scrittore, per esempio, ha con le narrazioni dei servizi. Pensate a Somerset Maugham, pensate a Eric Ambler, a John le Carré, a Len Deighton. È chiaro che allo stesso Fleming, che fu un agente segreto e si ispirò per le sue avventure di 007 a una spia serba, un agente segreto serbo infiltrato nei più alti ranghi del Reich e collaborava con gli inglesi. Quindi storie che poi quando vengono fuori dice no, ma non è possibile, no, sono vere, sono vere. Ecco, noi un po' ce ne vergogniamo, a mio avviso. Questo dipende da un'attitudine un po' che hanno disseminato i nostri servizi, cioè i nostri servizi, quando le cose andavano male, si sono raccontati come se fossero stati dei commedianti. Vabbè, ma i servizi italiani, vogliamo i colonnelli. Non è mai andata così. Non è mai andata così. Siamo noi che siamo un po' caduti in questa trappola di considerarlo una sorta di commedia e abbiamo privato queste narrazioni di epicità, che invece gli inglesi ce l'hanno. No, quando tu parli dell'MI6 o dell'MI5 dici vabbè, questi sono grandi servizi, cambiano lo scacchiere mondiale, eccetera. Noi abbiamo fatto il nostro in questa storia, ma non l'abbiamo mai saputo raccontare perché abbiamo un po' il vizio di ritenerci i parenti poveri. Dopodiché è anche un'ennesima maschera, no? Quella di dire ma io sono un po' un buffone, esatto, sono un po' un modo di sfuggire. Dopodiché un dato importante è che tra il 57 e il 64, in piena Prima Repubblica, il SIFAR, cioè il Servizio di Informazioni Interno, confezionò adesso vi dico la cifra accertata dalla commissione Beolchini nel 1967, 157.000 fascicoli di informazioni a carico di personaggi pubblici, politici, imprenditori, gente dello spettacolo, scrittori, intellettuali, magistrati, cantanti, tecnici di medio e alto livello dell'amministrazione pubblica, tutti animati dall'ossessione delle reali o presunte deviazioni sessuali. Cioè è una cosa che emerge durante i lavori di questa commissione, parte dei quali sono stati desecretati poi negli anni 90 addirittura, ed è una cosa assolutamente sconvolgente. Cioè, per alcuni anni i servizi segreti italiani, una branca dei servizi segreti italiani, si è dedicata a un'attività di spionaggio nelle camere da letto degli italiani influenti, invece che difenderci appunto dagli stranieri, dalle cose eccetera eccetera. E questa roba qui è veramente, sa tanto di, come dire, tesoro del ricatto anche. Esatto, perché lì c'è uno snodo fondamentale della nostra storia della Prima Repubblica, cioè un inquinamento poderoso. Non è che non esistesse durante il fascismo, in cui c'erano le veline e dicevano che Tizio Caio, questa sarebbe molto interessante studiare anche i retroscena psicologici, no? L'humus culturale, per esempio, c'era l'ossessione dell'omosessualità, cioè si andava a caccia proprio, e addirittura una figura molto, una figura leggendaria e rilevante della storia del costume italiano degli anni 60, Gio Staiano, qualcuno di voi si ricorderà nel film La Dolce Vita. Gio Staiano era un nobile pugliese, fu alla fine degli anni 50 il primo omosessuale a fare coming out, primo, e compare nei film di Fellini eccetera. Gio Staiano veniva, lo racconta nelle sue memorie, veniva talora diciamo pregato cortesemente, usiamo questa espressione, da esponenti dei servizi di farsi fotografare a cena in compagnia di alti militari oppure di qualche politico, allo scopo poi di consentire a settimanali o giornali scandalistici di pubblicare quella foto insinuando, non c'era niente di vero in realtà, no? Ma insinuando. Ecco, questo costume qui, che è praticato verosimilmente, è molto diffuso, non è soltanto stato, diciamo, patrimonio in un certo periodo dei nostri servizi, da noi è stato enfatizzato oltre misura per quel gioco di commedia che dicevi tu e spesso per coprire altro. Senti, abbiamo tantissime cose. Sarò più veloce nelle prossime risposte. Abbiamo tantissime cose in Italia, anche tante mafie. La camorra, la mafia vera e propria, la nuova Corona Unita, come si chiama quella pugliese, la camorra. Ecco, come si dividono Roma, se la dividono queste? Perché questi sono, se parliamo di universi, usiamo sempre questa metafora qua, sono, anche loro sono universi che sono in contatto, trattano, si alleano, si combattono. E il territorio è, come dire, particolarmente, forse per quell'unione, anzi senz'altro per quell'unione di sede del potere o dei poteri e centro della nazione, sì, se non del mondo, sì. Ecco, come se la dividono o come si alternano al comando di una città che anche ultimamente, voglio dire, ha dato esempi, come dire, di corruzione diffusa incontrollabile quasi. Vabbè, sono due cose diverse. Per origine e per composizione le tre grandi diciamo, organizzazioni criminali italiane sono storicamente la mafia, che è un'organizzazione verticistica e fortemente territoriale, nel senso che quando si radica lo fa attraverso accordi con gli elementi di criminalità locale. Nel dettaglio, a Roma la mafia sbarca all'inizio degli anni 70 con un signore che si chiama Pippo Calò, che è il rappresentante di una famiglia mafiosa palermitana. Poi Pippo Calò si gira, come si dice in gergo, e passa con i corleonesi che attaccano i palermitani e impianta, diciamo, la prima decina mafiosa a Roma alla metà degli anni 70. La camorra è sempre stata una situazione di bande e famiglie. Il tentativo di verticizzare la camorra è di Cutolo ed è della fine degli anni 70, inizio anni 80, viene combattuto dalle altre mafie, dalle altre famiglie di camorra, che infatti creano la nuova famiglia come, diciamo, federazione di clan. Gli stessi Casalesi sono una federazione di clan. È difficile trovare una struttura verticistica nella camorra, si tratta più che altro di aggregazioni, di associazioni. Analogamente, il tema se l''ndrangheta, cioè la mafia calabrese, sia un'organizzazione di cupola, come sostengono alcuni, o un'organizzazione di famiglie che hanno ciascuno il proprio pezzo di territorio, è una questione molto dibattuta. Qui ci sono delle leggi. Le mafie o si combattono, o combattono delle guerre tra loro, o si alleano. Le alleanze naturalmente sono precarie e friabili. Quando si alleano si spartiscono il territorio. Se voi fate caso, a Roma ci sono stati un paio di omicidi di malavita negli ultimi anni, ma nulla di paragonabile alla stagione della Banda della Magliana, che tra il 78 e l'83 fu con propagini poi fino al 90, fu un tentativo di creare una mafia autoctona romana con un vertice romano. È durata quello che è durato 5 anni, ma ha lasciato poi dei personaggi che hanno saputo, diciamo, mettere a frutto così l'eredità di quella stagione. Ecco, oggi la situazione è estremamente confusa e diffusa. Non esiste un'organizzazione egemone, esistono varie organizzazioni dedite fondamentalmente alla circolazione di beni e all'acquisizione di soldi con modalità criminose, cioè che vanno dalla estorsione, il pizzo, gli appalti, ma soprattutto il grande business è quello del reinvestimento. Le mafie hanno tantissimi soldi, non fanno più fanno il grande traffico di stupefacenti, ma lo fanno in modo imprenditoriale, cioè acquistano i carichi direttamente all'origine nei paesi produttori, li assicurano dei broker che li smistano a livello mondiale, proprio nei porti dove hanno i container con delle reti di trasporto, per cui il rischio viene suddiviso tra il produttore e il trasportatore, e tollerano fenomeni locali, cioè una piccola banda che si organizza per spacciare le nuove droghe, per esempio la droga dello stupro, il GHB, eccetera. Non siamo nella situazione in cui, se dei ragazzotti si mettono a vendere cocaina in un quartiere, arriva il boss e gli spara in testa perché ha occupato il suo territorio. Non è questa la situazione. Non è questa la situazione. L'alta mafia si fa i suoi affari, possiede tanti locali, ha tantissima liquidità e cerca di farsi notare il minimo possibile, ed è molto pericolosa perché sull'Italia cominciano ad arrivare i soldi del PNRR. Quando mi chiedono qualcosa sulle vecchie mafie, la storia, la tradizione, dico sì, va bene, la vecchia mafia, la storia, la tradizione, quello che vi pare, ma la battaglia si combatte adesso. Cioè dobbiamo cercare di capire chi e come cerca di mettere le mani ora su questi soldi, quali sono i nuovi settori di interesse, qual è il business che li sta interessando. Il resto è un po' storia e un po' archeologia. Ciò non toglie naturalmente che esistano poi fenomeni di violenza. Guardate, qui c'è una legge antichissima che governa questi fenomeni di malavita, che vale per Roma ma come vale per tantissime altre città. Dentro, diciamo, il criminale intelligente vuole morire nel proprio letto circondato dall'affetto di figli e nipoti e senza i carabinieri fuori dalla porta. Ok? Per farlo deve progressivamente prendere le distanze dalla strada e dalla violenza. Solo che, siccome la strada e la violenza restano le forme di accumulazione più immediate del capitale mafioso, più lui si allontana, più nella strada ribolle e arriva qualcuno più violento e più cattivo che è pronto a sparargli alle spalle, e via dicendo, che è il discorso grazie al quale il fenomeno riesce a essere contenuto, cioè noi riusciamo a contenere e a combattere efficacemente questo fenomeno. Quando il discorso si sposta sulla grande criminalità finanziaria, cioè sulla velocità incredibile che hanno questi di spostare soldi, sulle criptovalute, sullo shadow banking, cioè i circuiti bancari non ufficiali, allora lì si calcola che alcune organizzazioni criminali siano arrivate a dei PIL veramente di livello impressionante, assolutamente impressionante. E queste sono le nuove frontiere dell'agire mafioso. Poi i delitti di strada, ecco, sono, ripeto, negli ultimi anni a Roma i delitti di malavita eccellente ce ne sono stati 2, gli altri sono delitti di medio-bassa malavita, quindi bande di quartiere, piazze di spaccio, e lì chiaramente nella piazza di spaccio un piccolo boss e un altro piccolo boss si sparano, ma niente a che vedere, sì, con i milioni del riciclaggio, eccetera. Ecco, una cosa proprio sul, tornando alla strada, volevo chiederti, capisco che il meccanismo, come dire, degli universi criminali organizzati si modifica proprio di pari passo, come hai finito di raccontare, no? Con l'evolvere, col cambiare, anche col mutare della società e dei suoi meccanismi di convivenza, perché questo è alla fine. Ecco, la strada, tu in quell'appunto mi scrivevi, nell'Ottocento Roma era fra le 5 città più pericolose d'Italia. Vero. Ora, per chi girava per strada, per chi ci viveva, per chi ci passava, eccetera, ora Roma è senz'altro una metropoli, quindi per definizione, anche questo è una cosa però non ovvia, quindi per definizione un luogo violento, duro, difficile da vivere, ma non è affatto tanto di più o molto di più di molte, come tutte le metropoli contemporanee. Ma è anche un po' meglio di tante metropoli contemporanee, di considerare una cosa: in Italia si commettono in un anno i delitti di sangue e di violenza che si commettono in 2 fine settimana in una media città americana, che può essere Filadelfia o Chicago, non parliamo poi di realtà come Cape Town, come insomma altre zone, altri paesi. Quindi c'è un palese ed evidente scarto tra la realtà della violenza metropolitana e la percezione della violenza metropolitana. Fa eccezione la violenza di uomini su donne, che è invece l'unico dato criminologico in costante, cioè alto e con punte di aumento. E anche lì c'è da fare un discorso che coinvolge la società, certo, il rapporto uomo-donna, la violenza di genere, i modelli, le anomie, un discorso che sta veramente tra il sociologico e l'economico. Ma insomma, parlandone in linea generale, è sbagliato dire che le strade di Roma sono tra le strade più violente, non solo d'Italia, ma d'Europa, se non addirittura del mondo. Oggi mi ha un po' fatto sorridere leggere dichiarazioni di autorevoli esponenti appunto dell'ordine e della sicurezza, che dicevano: adesso che abbiamo preso il serial killer di Prati, Roma è tornata sicura. Allora, primo, io ho vinto una bella scommessa dicendo: lo prendono in 48 ore, perché in 48 ore è stato preso. Secondo, per parlare di serial killer bisognerebbe avere, insomma, un minimo di competenza. Voglio dire, serial killer è un altro tipo di delinquente, uno che studia le abitudini delle vittime, che risponde a uno schema ricorrente, che non agisce in un contesto unitario, come invece ha agito questo assassino romano. Per questo hai visto la scommessa? Perché agiva... Un po' per questo, un po' perché io ho lavorato, ho fatto per 40 anni il magistrato e conosco l'efficienza e la capacità delle nostre forze dell'ordine quando gli facciamo fare il mestiere per cui hanno studiato, cioè i poliziotti che reprimono i crimini e non diciamo quelli che pattugliano le strade come la polizia morale iraniana, questi sono bravissimi e in 24-48 ore i casi li risolvono. Questa è esperienza personale, cioè nostre forze dell'ordine sono di altissimo livello tecnico e professionale. Devono fare quello che, per cui sono pagati i poliziotti, non dei lavori impropri. Per cui questo mi sembrava... E tra l'altro io vivo nel quartiere Prati, allora un quartiere nel quale giro, ha girato mia moglie, ha girato mio figlio per anni, a tutte le ore del giorno e della notte in perfetta e assoluta libertà, e vedermelo dipingere come il Bronx, cioè se qualche dichiarazione mi fa sorridere, leggere che Prati, che è un quartiere di movida, di ristoranti, cioè è il Bronx, a me insomma un po' mi inquieta, nel senso che non è vero. Quindi noi abbiamo un problema con questo tipo di narrazioni sulla sicurezza che ci invadono, ecco. Sembra che abbiamo un enorme problema, perché soprattutto detto da te, quello che hai detto 5 secondi fa, e cioè che la nostra polizia è straordinariamente... Sono bravi. Brava, preparata, prima lo dicevi, dei servizi anche in qualche modo. Ma pure i servizi sono bravi. Sì, sai c'è questa... c'è questa leggenda che noi non abbiamo avuto il terrorismo perché la malavita si sa con gli arabi, ma quando mai? Quando mai? Noi abbiamo un livello di ateismo, io vi parlo anche qui per esperienza personale perché ho celebrato processi a individui radicalizzati fuori o radicalizzati in carcere, che noi li sappiamo prendere in tempo, e ne abbiamo presi in tempo, ne abbiamo presi per la sicurezza di tutti. Adesso poi insomma, la sicurezza non è che ha un colore o un altro, scusa ti ho interrotto. No, perché stai continuando a dire cose da sinistra, stai continuando a dire cose molto importanti. Però è importante dirle queste cose, altrimenti ci fraintendiamo in continuazione. Abbiamo uomini, reparti, saperi e conoscenze ed efficacia straordinarie, virgola, quando sono indirizzate... Certo. Allora il problema è lì, il problema è la capoccia, voglio dire, gerarchica o politica. Quello è sempre stato il problema. Voi pensate, c'è un... Allora, la parola mafia viene usata per la prima volta a teatro. Cioè la parola mafia entra nella storia d'Italia attraverso uno spettacolo teatrale, una farsa, che si rappresenta all'indomani dell'Unità d'Italia in Sicilia. La scrive un capocomico palermitano, si chiama I mafiosi della Vicaria, e racconta di questi carcerati che si fanno degli scherzi, che in realtà questi carcerati sono gestiti da un capomastro, in realtà questo capomastro è appunto il capo, insomma il boss, e devono versare il pizzo, e anche lì compare la parola pizzo, per la lampa degli francesi, cioè per accendere l'olio nella lampada dei francesi. I francesi sono i detenuti, il pizzo è quello che si paga, accendere l'olio vuol dire mantenere le famiglie dei carcerati, sostentare le famiglie dei carcerati. Capita in prigione un detenuto politico, che loro chiamano l'incognito. Questo detenuto politico veniva... Insomma, parla con il capomastro mette l'organizzazione al servizio e dice Voscenza non paga il pizzo e noi siamo ai piedi di Voscenza. Il piccolo particolare è che l'attore che interpretava il politico si vestiva come Francesco Crispi nel 1861-62, cioè un modo per dire noi abbiamo dato una mano, e già esistiamo e abbiamo dato una mano. Ma il primo documento politico è 1874, precede addirittura l'inchiesta Sonnino Franchetti, ed è il prefetto Gualterio, diventa ministro degli interni della sinistra storica, sempre quella sinistra che prende il potere, dice adesso è finita la pacchia dei collusi in Sicilia perché arriviamo noi. Allora, se voi guardate nella storia d'Italia, ciclicamente questa espressione è finita la pacchia è un'espressione che ricorre costantemente a ogni potere, che sia di destra, di sinistra, eccetera, arriva e dice adesso quello che facevate prima ve lo scordate perché arriviamo noi e ripuliamo la situazione. Per cui, diciamo, lo nota c'è un libro molto bello di Salvatore Lupo, che si chiama La storia della mafia, e Lupo dice ogni potere arriva e usa la mafia come diciamo, un oggetto contundente nei confronti del vecchio potere, dicendo voi eravate amici, ma ora arriviamo noi e via dicendo. Ecco, questo è stato un po' sempre il gioco tragico che si è giocato in Italia nei rapporti tra apparati dello Stato e organizzazioni criminali. Senti, questo è un movimento, diciamo. Nel corso, tu hai ricordato tutti i processi che hai seguito e i casi che hai seguito. Il delitto comune, il delitto di sangue da strada, uso le parole inappropriate, quello non cambia mai? Sono sempre quelle quattro cose, gelosia, onore, macismo? Sono due cose. La passione è l'oro, diceva Balzac, cioè l'interesse e il sentimento. Dopodiché dentro passione ci puoi mettere qualunque cosa, anche un serial killer, c'è una distorsione mentale, no? Nell'interesse ovviamente lo sappiamo tutti, c'è il denaro, la questione di interesse, eccetera. Non è che non cambino, si atteggiano a secondo della stagione storica che si sta vivendo. Da questo punto di vista il delitto comune è una cartina di tornasole di un'epoca. Io credo molto in questo discorso che ci sono dei delitti che dipingono un'epoca, proprio la connotano, no? Ci dicono molto di quello che è accaduto in un'epoca e sono nello stesso tempo influenzati anche da quell'epoca. Fai due esempi. Beh, un esempio, l'omicidio che commette Terry Brum a Milano nel 1984, uccidendo l'uomo che ritiene di essere il suo persecutore e molestatore, Francesco D'Alessio, è un omicidio che si spiega nel contesto di Milano da bere, dei locali notturni, dell'abuso di cocaina, dell'alcol, del glamour. Era una stagione in cui un malavitoso regalava un cucciolo di leopardo a un politico. Era una stagione in cui c'era un locale a cui si accedeva soltanto con delle chiavi d'oro personalizzate. La prima ce l'aveva Craxi, la seconda Tognoli, il sindaco di Milano, e la terza Giorgio Armani. Quindi è un'epoca in cui un uomo poteva importunare una ragazza in modo pesante e nessuno diceva niente. Oggi sarebbe stato fermato prima e quindi un eventuale delitto di quel tipo avrebbe assunto una diversa connotazione sociale o probabilmente non ci sarebbe più stato, perché è caduta la situazione, la premessa, in un tempo diverso in cui operano delle categorie diverse. Quindi io credo moltissimo, il delitto comune ha due grandi famiglie, la famiglia dell'interesse e la famiglia della passione, ma queste si articolano molto diversamente a secondo del tempo in cui vengono commessi, ma anche la percezione che abbiamo noi si articola, cambia con il tempo, cambia tantissimo. Alcune cose, alcuni delitti degli anni 60 oggi, per come sono stati raccontati allora, oggi ci sembrano assolutamente inaccettabili, no? Cioè, le modalità con cui vengono raccontati venivano raccontati ci appaiono inaccettabili. C'è progresso, in qualche caso c'è anche regresso, se volete, no? Cioè c'è una incontrollata diffusione di notizie e di particolari sui social, a cui fa da contraltare una controllatissima vigilanza su privacy nei mezzi di comunicazione ufficiali, per cui mentre ufficialmente siamo custodi di una correttezza informativa, a volte anche un po' eccessivamente rigida e rigorosa, pensate alle regole imposte dalla nuova riforma ai giornalisti eccetera, poi con questi strumenti possiamo raccontarci tutto quello che ci pare perché sono ingovernabili. Senti, poi ci sono quelli che non si beccano. Quelli? E gli omicidi che rimangono insoluti. E ce ne sono alcuni, certo, che rimangono, meno di quelli che si dice, meno di quelli che si dice. Perché ci parla sempre di Orlandi, no? Era quello, no? Ma quello non sappiamo nemmeno se è un omicidio. Cioè, voglio dire, ci sono anche lì ci sono dei misteri intorno ai quali si... Per esempio, c'è questa la docu-fiction sul caso Orlandi, che abbiamo visto in molti, credo, di recente, Dal mio punto di vista ho notato due assenze in questo racconto, che per il resto è preciso e puntuale, ricostruito, eccetera. Uno è che la Sabrina Minardi, che denuncia di aver compagna di De Pedis, capo della Banda della Magliana, insomma, che denuncia di aver assistito a quando Renatino accompagna da un prete, da un monsignore, se non ho capito male, la vittima, cioè Emanuela Orlandi, che avevano custodito per alcuni giorni, eccetera, in realtà aveva dichiarato in altri passaggi di aver presenziato alla soppressione del cadavere della ragazza, che in realtà sarebbe avvenuto insieme alla soppressione di un altro cadavere, di un figlio di un boss scomparso in un certo momento. Solo che quando il figlio del boss scompare, Renatino, che sarebbe stato l'autore di questa scomparsa, di questa soppressione, era morto da 3 anni e lei quindi non poteva aver assistito a questa scena. Questo mina molto la credibilità e nel processo questa cosa entra nella docufiction, no. E la cosa mi ha un po' sorpreso, perché conoscendo le carte, un'altra cosa che ho potuto constatare per conoscenza personale è che a un certo punto viene rivelato che per uno scoop, non mi ricordo di quale organo di informazione, nel 2000 e non so quando, viene fuori che le ossa di De Pedis erano custodite nella cappella della Basilica di Sant'Apollinare. Beh, io, diciamo, nel mio piccolo, avendo scritto la sentenza del processo per l'omicidio di Renatino De Pedis, questa notizia l'ho appresa perché era nota nel 1996, cioè diciamo 10 anni prima della presunta rivelazione. Ce n'è anche un'altra, se volete, cioè il fatto che in una serie di interviste, in un'intervista in particolare, un esponente dei servizi segreti della Germania Est, la Stasi, i famosi servizi segreti che controllavano la vita degli altri, tutto quanto eccetera, dichiara che quando si viene a sapere della scomparsa di Emanuela Orlandi, i servizi dell'Est, Germania Est, intervengono pesantemente creando la pista, i lupi grigi, le cose eccetera, per interesse a colpire Papa Wojtyła. Ma è un'operazione di servizi che arriva ex post, non una rivendicazione di rapimento, ma un'opera di inquinamento tipica di servizi segreti, perché, come dicevamo prima, io raccolgo le informazioni per difendermi, ma poi metto delle spine nel fianco del nemico. In quel caso il nemico era il Papa, che stava contribuendo a far crollare l'impero comunista. Quindi mi sarebbe piaciuto, in una narrazione complessa come era questa di questa docufiction, che questi 3 elementi, che un po' stridono, se volete, con la ricostruzione cardine, fossero perlomeno raccontati. Poi uno può anche dire: la Sabrina Minardi si è sbagliata, quindi io le credo. Legittimo, legittimo, assolutamente legittimo. Le spie dell'Est fanno un doppio gioco di inquinamento, cioè inquinavano allora ma inquinano anche adesso quando ci raccontano di aver inquinato. Legittimo, legittimo. Però insomma, modestamente, la tomba in Sant'Apollinare io la conoscevo dal 1996, c'è una sentenza che ne parla, quindi. Ultima, secchissima: a cosa serve il carcere? Dunque, il carcere, secondo la Costituzione, serve a 3 cose fondamentalmente. Serve a punire chi ha commesso un reato, a ricordare a chi sta per commetterlo o che ha intenzione di commettere o che ha commesso altri reati che la punizione ci sarà, un effetto, diciamo, specifico sul colpevole e un effetto generico sulla società di monito. E poi, dice la Costituzione, a rieducare. Questi 3 aspetti, ci dice la Corte Costituzionale, coesistono fin dal momento in cui la pena viene irrogata. Il che significa che il legislatore, cioè il Parlamento, noi, la legge, il popolo, non vuole che si mandi a spasso chi ha commesso un delitto, ma non vuole nemmeno la cosiddetta sentenza esemplare. Una sentenza molto bella della Corte Costituzionale ci ricorda che l'espressione sentenza esemplare, tra virgolette, ripugna al legislatore. Il corollario di tutto questo è che l'espressione certezza della pena viene usata in modo improprio, perché quando si va in un dibattito televisivo e si dice certezza della pena, si intende: ah, Franco, lei è stato condannato a X anni, questa è la chiave, quello è il mare che bagna Genova, la prendiamo, la buttiamo, quando è finita la scadenza ti tiriamo fuori. No, la Costituzione non dice questo. La Costituzione dice che certezza della pena significa che non te la posso allungare, come fece Mussolini a Pertini, che Pertini aveva scontato la sua pena, quando con un tratto di penna sul suo fascicolo troviamo scritto prolungare. E quindi lo mandarono, in galera non potevano, perché, no, lo mandarono al confino, misura amministrativa. No, certezza della pena significa non te la posso allungare, perché hai avuto tot, cioè, ma nulla si dice circa le modalità con le quali quella pena deve essere espiata, modalità che possono comprendere il lavoro esterno, la semilibertà, la liberazione anticipata, l'uscire per andare a lavorare e poi tornare la sera a dormire in carcere, la riduzione di pena per buona condotta, tutte quelle misure che tutti i paesi occidentali sotto l'usbergo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo adottano per evitare che la pena sia soltanto uno strumento di contenzione, cosa che, diciamo, la cultura occidentale dopo 2000 anni di elaborazione non vuole più. Beh, che dire, io ho imparato un sacco di cose questa sera. Domande da parte vostra? Prego. Glielo do io il microfono, però deve venire qua. Aspetta, facciamo così, così ecco. Mi alzo e mi sgranchisco le gambe, glielo porto io il microfono, ecco qua, che in piedi viene meglio. Innanzitutto io volevo chiedere, dato che lei ha toccato prima il tema della violenza sulle donne, che è in aumento purtroppo, e, io da donna vengo colpita dal fatto che si assiste in qualche modo a questa mattanza quotidiana, perché veramente il bollettino è quotidiano, però si assiste in modo così inerme, nel senso che molti si stanno quasi abituando, no? A sentire al telegiornale quotidianamente che molte donne vengono uccise. Quindi le volevo chiedere, lei come uomo di diritto, dato che è stato per 40 anni, appunto, ha svolto la professione di magistrato, secondo lei quale potrebbe essere, diciamo, la misura, la legge che potrebbe frenare e arrestare questo fenomeno? Ovviamente la legge presumo che non basti. Io credo di aver fatto la domanda più complicata. Certo. Io la ringrazio, ma non so se abbiamo un'ora. No, adesso, veramente, a parte gli scherzi, le rispondo sinteticamente e sempre sulla base dell'esperienza personale. Allora, rispetto a un processo, per esempio, per violenza di genere del 1976-77, quale il caso del Circeo, il nostro atteggiamento generale della società e dei tribunali è profondamente cambiato. Profondamente cambiato. Le donne non finiscono più sul banco degli imputati. Se questo accade, ci sono delle proteste molto forti. Allora era la norma. Cioè si diceva, voi pensate che l'Italia è un paese fortemente condizionato da una cultura patriarcale e cattolica, e lo è stato a lungo. Voi pensate che il delitto d'onore è stato abolito nel 1981, l'adulterio che puniva soltanto la donna ma non l'uomo, l'uomo solo se, diciamo, causava pubblico scandalo, è cambiato nel 1978. La normativa che sposta la violenza sessuale da delitto contro l'integrità della stirpe, così era, no? A violenza sulla persona avviene ancora addirittura dopo. Pensate che ancora negli anni 60 c'era il matrimonio riparatore, no? Ricordate Franca Viola, rapita dal mafioso di Alcamo, poi telefonata alla famiglia, va bene, sposiamo i picciotti e famone. No, quella no, denuncia e amen. Quindi molti passi sono stati fatti, il codice rosso prescrive una serie di interventi. Non è, diciamo, non è la perfezione, perché uno, la perfezione in termini di materia umana come il diritto non esiste. La giustizia stessa è un'aspirazione verso il miglioramento, è difficile immaginare che possa esistere una situazione perfetta, probabilmente non c'è, non esiste. Si fa un grande giurista che non aveva le idee, diciamo, io non condivido le idee che aveva Alfredo Rocco, però lui scrisse con molto buon senso il giudicato, cioè la giustizia è la verità umanamente possibile, questo fanno i tribunali, no? Il giudice non è Dio, guai alle situazioni, guai ai contesti sociali e culturali in cui si confondono la figura del legislatore, quella del giudice, quella della divinità, cioè lì siamo veramente nel Medioevo e nella notte dei tempi. La giustizia arriva fino a un certo punto, il resto è cultura, l'aspetto più importante è cultura. La repressione, cioè puoi reprimere, io ho detto l'altro giorno in un'intervista a qualcuno, si è un po' arrabbiato, ho detto guardate, mi hanno chiesto brutalmente tu difendi il reddito di cittadinanza, ho detto sì, in determinate zone è una misura anticamorra, quella è una misura antimafia, una misura economica e culturale che serve lì a tamponare delle situazioni nelle quali altrimenti l'alternativa diventa quasi obbligata. E così il punto è, il femminicidio è un fenomeno, la violenza di genere sono dei fenomeni trasversali, noi dobbiamo un po' smetterla con l'alibi della sottocultura. Allora, siccome sono ignoranti, se la prendono con le donne, hanno un costume culturale per cui la famiglia, cioè tra 2 settimane, se avrete la pazienza di arrivare a mezzanotte, io ho una puntata del programma Cronache Criminali che racconterà un femminicidio atroce perché è commesso da un uomo di successo, bello, brillante, colto, nei confronti della moglie, che aveva la colpa ai suoi occhi di cercare di vivere una vita, diciamo, degna di questo nome, perché le vite degne di questo nome sono vite in cui è consentito a tutti di espandere la propria personalità, di esprimersi. Quest'uomo le aveva imposto, leggi i libri che ti dico io, in particolar modo i libri di medicina, perché poi a cena devi stare con i miei amici e farmi fare bella figura. Cioè, voi capite che c'è una distorsione in partenza in questo, no? E non c'è bisogno di arrivare a un delitto per comprendere che lì c'è qualcosa di malsano, c'è una reificazione della persona, una sopraffazione che non è una sopraffazione culturale o legata a fenomeni o fattori culturali, è una violenza di genere a tutti gli effetti. Allora è lì che si deve intervenire, ma è un discorso che coinvolge tutta la società e tutti gli strati sociali e non può essere lasciato soltanto alla repressione. Io poi, tu mi hai chiesto cosa serve il carcere, dopo tanti anni che ho fatto questo lavoro direi più cultura c'è meno si avrà bisogno del carcere, e purtroppo drammaticamente devo dire che non è, tra l'altro il femminicidio, la violenza di genere non sono fenomeni esclusivamente italiani, è un fenomeno che coinvolge tutto il mondo occidentale. C'è una insomma, il maschio bianco occidentale sta reagendo a qualcosa che sente come un attacco al proprio predominio, alla propria superiorità, diciamo. Io lo dico facendo autocritica, nel senso che anch'io come essere umano devo fare un doppio sforzo sempre per capire dove mi sto comportando come maschio bianco occidentale repressivo ultra sessantenne, quindi che viene da molto lontano, ho dovuto fare una fatica enorme. Per mio figlio che ha 29 anni è più semplice, alcune cose le ha respirate nell'aria, però devo anche ammonire, mio figlio è figlio di una elite di gente colta che studia, legge, quanto rappresentiamo in termini di mercato, nelle fasce di mercato, quanto rappresentiamo, Ernesto? Pochino. Quando ho fatto questo programma e mi hanno detto guarda, dalla composizione sociologica del tuo pubblico tu hai elite femminili, perché poi quanto rappresentano invece le donne nel consumo culturale? Una percentuale altissima. Sì. Esatto, tantissima. Elite femminili e anche anziani da osteria. E lì io mi sono messo a ridere perché a me la sola parola osteria mi sembra anziana. Voi ce l'avete l'osteria sotto casa? Io no. A Roma c'è ancora qualche posto che si chiama osteria con l'H davanti, che fa vedere di essere, cioè, osteria da Checco dal 1917, l'hanno messa 2 settimane fa, c'ha le tovaglie a quadretti, e che c'entra con osteria? E serve sushi, quindi di che cosa stiamo parlando? Grazie. Bene, io ringrazio Giancarlo De Cataldo, tutti voi. Ci sono i libri là per chi volesse, e alla prossima, a presto, grazie a tutti. Se qualcuno ha il libro io glielo firmo volentieri, grazie. Se no va bene lo stesso.